secondo appuntamento della giornata sulla giustizia e sulla legalità. Stamattina devo dire che è stato davvero emozionante trovarci con circa 600 ragazzi, più tanti docenti, a condividere una speranza, vorrei dire, perché guardando loro e guardando tutta quella marea di ragazzi, un po' mi sono ripreso, perché a dire la verità, insomma, è da qualche mese che qui a Corigliano almeno respiro un'aria che non mi fa essere tanto entusiasta. Invece stamattina sono stato davvero contento di avere questo gruppo di ragazzi che rappresentano un po' il futuro. Ringrazio il liceo classico, il liceo scientifico di Corigliano, il professore Maradei, il responsabile del progetto, il professore Pisani, e tutti i docenti che ci hanno aiutato in questo progetto. Questo progetto che è sinergico ad un programma di educazione alla cittadinanza solidale. Il programma nello specifico si chiama Crescere Insieme nella Cittadinanza Solidale, un programma che vede uniti 13 associazioni e come associazione capofila l'associazione di l'organizzazione di volontariato insieme, un'organizzazione che ha molto a che vedere con la legalità, in quanto si occupa di prevenzione alla devianza giovanile, facendo attività di dopo scuola e altre attività ludiche, ricreative, di sostegno in quartieri a rischio. Oggi invece diciamo abbiamo un po' lasciato l'aspetto emozionale per riuscire a fare il punto un po' della situazione che vivono le istituzioni qui a Corigliano, quindi la scuola, la politica, l'amministrazione comunale, i sindacati, qui rappresentati dal professor, dal dottor Casciaro e dal dottor che sostituisce il dottor Rende, la via del dottor Rende. E infine abbiamo una rappresentanza del terzo settore, che è il dottore Gallo. Ora lascio a loro, Marco Pallo, la parola. Introduco il preside del liceo scientifico e liceo classico, il professore Maradei. Di partecipare attivamente a questa iniziativa di oggi, che come ha detto lui si è sviluppato con questa mattina, io arrivo nel nostro istituto di fisica, assistente al suo capo operatore sull'argomento della giustizia e della legalità. Io aderito proprio molto volentieri, con grande entusiasmo, per due motivi fondamentali. Il primo è che il progetto di educazione alla legalità è parte integrante del nostro piano formativo, poi del tempo, che in un territorio come il nostro, ma anche più in generale, la cultura della implementare dei giovani, la cultura della legalità sia un fatto fondamentale. Il secondo motivo è che siccome la scuola in generale non può restare più chiusa in se stessa, si deve aprire la società. E poi l'impostazione della nostra scuola, proprio questa, parla di una grande apertura alla società. Ho visto che questa manifestazione di oggi non è stata promossa da un partito, da un'associazione, ma ci sono tutta una serie di associazioni che sono tutte importanti all'interno della società che contribuiscono nell'affrontare un tema di grandissima importanza. Sto dicendo, c'è questa rabbia compatta incessantemente con anche i suoi interessi. E poi parlava anche dell'importanza della scuola per contrastare la delinquenza, per imporre la cultura della legalità, ma già citata. E cambi i sindacati, per esempio, invece di occuparsi soltanto della salvaguardia degli interessi nostri, io per esempio sono iscritto a un sindacato, lo dico qua, degli interessi degli occupati, di quelli che hanno
dai redditi, cioè se dovrebbero occupare maggiormente, sicuramente se ne occupano già, anche di tutto con la massa dei disoccupati che ci sono nella società, perché proprio quello, con la massa rappresenta il bacino da quale la mafia attinge i suoi avvenimenti. A questo proposito, detto prima che non voglio fare nome di tutti i caduti per mafia, però un nome lo faccio. Don Pino Pugliese, perché è stato assassinato dalla mafia? Proprio perché facevo questo, che è collegato sia con un'attività formativa che con l'associazionismo del territorio, perché nel suo quartiere prendeva i ragazzi che potevano essere, diciamo, arruolati dalla mafia per fare lo spaccio, per fare tutta l'attività illegale, li portava in parrocchia, li faceva andare, faceva dei gruppi teatrali, insomma, li portava in altra direzione. Ecco, insomma, questo è quello che dobbiamo fare, perché combattere la mafia con, diciamo, soltanto cercando di con la repressione non serve, ci vuole soprattutto la prevenzione. In questo luogo la scuola, i sindacati, tutto il mondo dell'associazionismo possono fare moltissimo. Grazie sicuramente la scuola che ha reagito, e ringrazio le associazioni, con la rete delle associazioni che rappresento, perché anche questo sono coordinatore, che hanno promosso questo progetto, che è un progetto molto più vasto, sia la scuola come un progetto di legalità, sia le associazioni, le 30 associazioni che hanno promosso il progetto stesso. Poi, lungo il percorso, ci siamo incrociati o abbiamo trovato appunto un incrocio in comune, e la cosa sicuramente mi fa piacere, perché è chiaro che stiamo parlando di legalità, che si smetta una volta per tutti di confondere la promozione della legalità con lo spingere la magistratura e le forze di polizia a combattere la stessa, perché il problema non è questo. Se ragioniamo in questi termini siamo completamente fuori strada, e ne abbiamo avuto qualche esempio in questa città fino a un po' di mesi fa, quando qualcuno che doveva rappresentare le istituzioni pretendeva di combattere il fenomeno, aveva trasformato il grosso problema degli immigrati in un problema di ordine pubblico, e anziché parlare di integrazione, anziché parlare di crescita culturale, mandava i carabinieri a distruggere le baracche e gli alberi sotto i quali dormivano gli immigrati. Bel passato, bella città. Per cui sicuramente, voglio dire, forse un po' slegati stasera, ma qualche idea da buttare lì, come sul fatto che sicuramente la tematica sarà affrontata dal relatore che mi seguirà, che poi è il relatore ufficiale della manifestazione, per cui consentitemi un po' di idee slegate qua e là. Premettendo che la criminalità organizzata non è più o non è assolutamente da considerarsi un corpo estraneo, incistato tra le carni della società, e che come tale faceva sentire una volta la sua voce minacciosa, oggi ciò avviene raramente. Oggi non mostra più i muscoli, ma più spesso usamento di dolce sudorie e persuasioni, in quanto pervasa la società nei suoi canti più profondi. Con un esempio possiamo paragonare la criminalità organizzata a quelle brutte malattie infettive che iniziano colpendo un organo per poi diventare sistemico. L'esempio classico è l'epatite virale di tipo C, che inizialmente colpisce il fegato, ma mentre devasta quest'ultimo fino alla cirrosi, si annida all'interno di tutto il corpo per diventare appunto sistemica, fino al punto che anche quando si interviene con un trapianto di fegato, il nuovo fegato successivo subito dopo si ammala di epatite lo stesso, perché ormai il corpo è ammalato.
per cui vabbè, dal punto di vista medico poi qui non vi tengo su tutta una serie di precauzioni e di modi di affrontare la malattia nella sua sistematicità e non tanto nel colpire l'organo malato, ed è lo stesso discorso che dobbiamo fare per combattere la criminalità. Con ciò voglio dire che ormai si è creato un brutto connubio di tipo affaristico, politico, mafioso che mina le basi l'intero sistema economico nazionale, interessando tutta la società. Da ciò si deduce che la lotta alla criminalità organizzata è diventata ardua e non deve portare mai ad abbassare la guardia, oltre che marciare su un doppio binario di legalità, con la repressione pure costante, e su un livello culturale soprattutto, che interessi tutta la società produttiva, sia privata sia per questo settore, così come bisogna tenere tenacemente e costantemente impegnate tutte le agenzie formative, in primis la famiglia, la scuola per la sua importanza, la Chiesa, eccetera. Tutti questi soggetti devono costantemente tenere alta la guardia e vigilare per il bene comune, attuando un impegno capillare sia di prevenzione del disagio sociale, favorendo lo sviluppo della cittadinanza. L'indebolirsi dei legami sociali porta i cittadini a provare crescenti difficoltà nel fare comunità. La società frammentata, incapace di anteporre e vedere il bene comune gli interessi particolari, il diffuso sentimento di insicurezza e di sfiducia, il riproporsi della questione sociale dovuta ad un rapido e progressivo peggioramento delle condizioni di vita di persone e di famiglie, la crisi dei tradizionali strumenti della rappresentanza, vedete tutti che fine hanno fatto i partiti, tanto di tipo politico, partiti di massa appunto, che addirittura i partiti d'opinione o i gruppi d'opinione, il che è veramente grave. Quanto sociale, con progressiva erosione del senso dell'appartenenza al paese e conseguente diminuzione della partecipazione attiva dei cittadini e degli spazi di democrazia diretta. Siamo di fronte alla crisi di un modello di sviluppo che si interroga sul livello culturale, sul livello politico, sul livello economico. Sul livello culturale intendo dire nel combattere la cultura egoistica ed individualistica sempre più pervasiva verso una cultura della fraternità e della solidarietà, dell'accoglienza, con la crisi delle agenzie informative. A livello politico abbiamo sotto gli occhi di tutti la crisi di rappresentanza, la crisi di capacità di intervenire e di incidere. A livello economico, anche lì, abbiamo creato un sistema globalizzato e finanziarizzato che ha reso l'uomo mezzo e non il fine dell'agire economico, tanto da portare a dire che occorre ricivilizzare. E sono questi i nostri impegni per combattere la malattia. Partiti politici, basta. Forse sarebbe giusto trovare la giusta via di mezzo fra l'ormai italiano radicato modello culturale in cui prevalgono i papà ossetti, pronti a venire con il calore del loro braccio il freddo del mondo reale, così spietato e competitivo, sempre pronti a schianare la strada verso il nulla, incuranti di dare l'insegnamento che non esiste nella funziosa la cui strada non si è impervia, ed il modello delle mafie pigre asiatiche che spingono i figli oltre ogni limite della competizione con se stessi e con gli altri. Dovremmo trovare la nostra via in mezzo a queste due. Sicuramente ormai comunque è urgente di procrastinare, se vogliamo cominciare a parlare di impegno reale nella legalità, interrompere e cominciare ad abbattere questo grande fenomeno culturale dei papà. Quando parlo di fenomeno culturale mi voglio riferire non solo alle dinamiche all'interno delle famiglie, ma mi riferisco all'organizzazione della società. A questo punto è questo problema. Il messaggio da portare a casa. Ragazzi, fatevi valere. Difendete con i denti la vostra libertà. E quella la base della lotta a tutte le mafie. Grazie. Ad agosto, durante una
vita di viaggio itinerante della Basilicata alla ricerca di segni di speranza. E qualcuno, che qualcuno di voi conoscete già di Novello, dalla comunità di Rossano, ci portò da Don Marcello Rossi. E io restai 2 ore a sentire questo sacerdote, e tra le cose interessantissime che trovate anche in questo libro, Quando la mafia non esiste, già il titolo è molto emblematico, poi dopo ci spiegherà cosa vuol dire. Mi ricordo una cosa, dice Don Marcello, a un certo punto io mi sono trovato in parrocchia nel confessionale, non diciamo i peccati, mi sono trovato ad ascoltare non i soli peccati, ma ad ascoltare la paura di gente vessata dall'usura, e ha cominciato a raccogliere i nomi. E dice Don Marcello, ora cosa ci faccio con questi nomi? E a un certo punto si è sentito ho usato questa parola, non la ricordo, sono dovuto andare oltre. E questo andare oltre a me sembrava forse quanto di più evangelico avessi ascoltato, cioè trascendere il mondo, trascendere tutto e riscoprire il vero senso del Vangelo come buona novella, quindi come buona notizia, come speranza, e da trasferire concretamente. Don Marcello non è una persona che parla di mafia, è responsabile nazionale di Libera, che conosciamo tutti, è anche vicepresidente del FAI, Federazione Italiana delle Associazioni Antiracket e Antiusura. Ma non è uno che parla di mafia. Marcello ha scritto questo libro non per parlare di mafia, ma per fare nomi, cognomi, date e soprattutto collegamenti. Perché i nomi, le facce, hanno poco senso se mancano i collegamenti. Forse a Napoli hanno usato il termine forse più appropriato, il sistema. Ecco, io quello che denuncerei oggi a Corigliano non è la 'ndrangheta, ma è un sistema. Un sistema di poteri che ha dimenticato, parlo delle istituzioni, che hanno dimenticato di essere lì a servizio di chi li ha nominati e si è preoccupato forse di altre dinamiche. Io volevo fare questa domanda a Don Marcello, però prima ho bisogno di Marco che manda un video di 1 minuto e mezzo, un video che a me ha fatto tanta tristezza, quindi oggi abbandoniamo l'entusiasmo dei ragazzi stamattina e andiamo un po' sul triste. Ma guarda che conto gli hanno messo il tutto. Ma che c'è messo? La bomba atomica c'è. Non facciamo una strada. C'era un motivo, c'era un motivo. Non facciamo di greggio. Quando ti autorizzano. La paurosa esplosione che ha completamente divelto l'asfalto, ha scaraventato autovetture a decine di metri, ha completamente distrutto l'autostrada per un raggio di 400 metri. L'agguato è scattato 5 minuti prima delle 18. 4 finora le vittime accertate, oltre al giudice Falcone e 3 agenti della scorta. Immediati soccorsi. Falcone è stato trasportato al reparto di medicina legale del Policlinico, è morto mentre era in corso un massaggio cardiaco alle Buonasera, a neanche 2 mesi dal mortale agguato a Falcone siamo costretti purtroppo a darvi notizia di un altro fatto gravissimo avvenuto pochi minuti fa a Palermo. Un'autobomba sarebbe esplosa vicino all'abitazione della madre del giudice antimafia Paolo Borsellino, il magistrato nel mirino di Cosa Nostra assieme a Falcone. Chi per dovere del proprio ufficio, dice il giornalista dell'Ansa, si aggira sul teatro della nuova strage, deve evitare di calpestare resti umani. È finito tutto.
Ma non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché è finito tutto? Perché non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro. No, ma io sto dicendo che staremo qui a parlare per un sacco di tempo per rispondere a queste domande, perché questa è una vera sfida. Guardate, intanto vi ringrazio, ma soprattutto vi ringrazio per questo momento di riflessione che ci vogliamo dedicare questo pomeriggio. È importante sempre, non è mai il tempo perso, riflettere e anche parlare pubblicamente su questi argomenti, non è mai il tempo perso. E poi questo video, vi ringrazio per aver mandato questo video perché proprio quest'ultima frase di Angelino Caponnetto, che voi tutti ricorderete, è finito tutto. Ma io vi invito a ricordare quello che poco fa, un attimo fa avete visto il mio video, in che modo Angelino Caponnetto ha risposto a quel giornalista, dove ha messo quella mano, si è aggrappato sul microfono di quel giornalista, si è aggrappato. Di solito questi personaggi cercano di allontanare i giornalisti, no? Qui invece già in macchina si aggrappa, quasi disperato, ha bisogno di dire quello, ma è la disperazione di un uomo che ha visto un attimo prima un suo caro amico, oltre che un suo collega, il dottor Brandelli. Ed è sfido chiunque, me stesso, ma chiunque qui fra di noi, sfido chiunque a non trovare questo momento di rassegnazione dopo una visione del genere. Detto questo però è lo stesso Antonino Caponnetto a smentire se stesso, e questo è bello, questo è bellissimo, perché vorrei ricordare che Antonino Caponnetto poi ha iniziato a incontrare le scuole in tutta Italia da quel momento in poi, non ha mai smesso questo suo punto della speranza. È un momento di scoraggiamento, un momento del genere, ma capita a noi quando abbiamo un lutto in famiglia. Capita a noi, ci sembra che la terra viene a mancare sotto i nostri piedi quando c'è una persona cara che ci viene meno. E immaginiamo quando questa persona cara viene meno in quel modo così violento, ma soprattutto immaginiamo quando questa persona cara è Paolo Borsellino, è un giudice che sta lottando contro la mafia. In quel contesto poi, 40 giorni prima, era morto un altro amico fraterno di Antonino Caponnetto, un suo figlio, un amico fraterno, più che collega, Giovanni Falcone. Noi tutti ricordiamo gli altri. Li abbiamo ancora tutti nella memoria e negli occhi. Poi magari i ragazzi no, perché in quegli anni i ragazzi forse non erano ancora nati o comunque erano piccoli, ma noi li ricordiamo quegli anni e anche noi ricordiamo quel modo di disorientamento dentro di noi. Che cosa stava accadendo? Che cosa stava capitando? Beh, guardate, che cosa noi abbiamo sperimentato in questi 20 anni, ma penso che quello che vi sto per dire potrebbe dirlo chiunque. Intanto stiamo sperimentando sicuramente a un qualcosa di più e di nuovo rispetto a 20 anni fa. Intanto quest'anno è il 20° anniversario di quelle stragi. Ma vorrei ricordare non solo quelle stragi, vorrei ricordare che in quell'anno è morta anche una bambina, nel mese di luglio, una ragazzina, morì pochi giorni, poche settimane dopo la strage di Via D'Amelio, dove trovò la morte Paolo Borsellino, morì Rita Atria, e anche il 20° anniversario di questa ragazzina, figlia di un mafioso, componente di una famiglia mafiosa, lì a Partinico, in Sicilia. E Rita Atria che vide ammazzarsi il fratello, ammazzarono il fratello che era di una famiglia mafiosa, e poi il papà, la cognata Piera, Piera Iello a un certo punto prende la via e decide di dire quello che lei sa, quello che lei ha visto, e inizia a far arrestare un bel po' di persone in quel contesto, che è un contesto così difficile che noi conosciamo. E Rita Atria aveva 16 anni. Era una ragazzina in Italia e un bel giorno decide finalmente di dire tutto quello che lei ha visto, una ragazzina di quell'età che a casa sua vedeva arrivare mafiosi di ogni tipo, casa sua era il centro di traffici illeciti, era il centro di quella cosca mafiosa, lei sì che ne sapeva le cose
lei sì che sapeva di nomi, cognomi, eventi e situazioni. E quando quella mattina si rivolge a quella caserma dei carabinieri del suo paese, a quel maresciallo che era di turno non sembrava vero quello che questa ragazzina aveva da dire. Certo, questa ragazzina, quel maresciallo lo sapeva, veniva da una famiglia mafiosa, una famiglia... E possibile anche a chi è nato in quegli stessi contesti mafiosi. Ma poi un invito alla speranza anche ai nostri giovani. Rita aveva 16 anni e come tutti i ragazzi sognava. Anche lei vedeva la televisione, anche lei magari vedeva in televisione quelle trasmissioni che noi riteniamo così vuote, senza contenuti. È la ragazzina dei nostri tempi, ma questa ragazza al momento giusto ha saputo fare la cosa giusta e decidere da che parte stare. Noi questi ragazzi abbiamo bisogno di incoraggiarli, abbiamo bisogno di camminarli accanto. Oltre che è vero quello che dice all'inizio, abbiamo bisogno però anche di proporre loro delle testimonianze. E chi possono essere i testimoni credibili e punti di riferimento per loro se non noi? E loro sono spugne e assorbono tutto quello che noi, nel bene e nel male, trasmettiamo loro. E l'Italia racconta quando Borsellino entra in questa confidenza, viene portato in località protetta, che poi era a Roma, in questa palazzina di via Tuscolano, prima sta con Pierariella, poi lì si innamora di un ragazzo, insomma, una ragazza normale. E aveva naturalmente preso confidenza con Paolo Borsellino, che lo chiamava papà, Papino. E poi quando viene a sapere che Paolo Borsellino è morto in quel modo, l'Italia, una settimana dopo, non ce la fa più. È morto il suo papà, potremmo dire il suo vero papà. E allora da quel terrazzo, di quell'appartamento che gli avevano dato, un nuovo appartamento, c'erano ancora tutte le cose negli scatole, era appena arrivata, voleva realizzare questo sogno di amore con questo ragazzo che faceva l'idraulico a Roma, e esce su quel terrazzo e si butta giù. E anche nel decimo anniversario di questa ragazzina. E questo modo antimafia, questa indignazione antimafia, diventi quotidianità, diventi stile quotidiano, ma soprattutto, ed è questa la grande sfida, dobbiamo fare in modo che la lotta alla mafia non sia soltanto roba di forze dell'ordine, di magistrati, ma invece la lotta alla mafia deve essere roba di tutti. Potremmo dire, usando il loro linguaggio, che la lotta alla mafia deve essere cosa nostra. Dobbiamo cioè tutti avvertirci protagonisti, attori principali nel lottare contro le mafie. Perché un intuito poi nascerà libera da questo intuito, nascerà questa esperienza di oggi 1600 associazioni in tutta Italia, piccole e grandi, di qualunque stazione culturale, l'ultimo presidio di Libera che ci mancava su un territorio provinciale, voi pensate, è a Trento, è nato un mese fa. Oggi siamo presenti in tutti i territori provinciali di questo nostro paese. Che cosa c'entra il Trentino Alto Adige con la mafia? Beh, è successo che in questi 20 anni abbiamo capito anche che cosa la mafia ha fatto e che cosa le mafie hanno fatto e quali sono state le evoluzioni e l'evoluzione delle mafie. Ma intanto l'intuito è stato questo. L'intuito è stato capire che se la lotta alla mafia la si mette soltanto sul piano della repressione, delegando cioè carabinieri, polizia, guardia di finanza, magistrati, noi riusciremo soltanto a fare una lotta a metà. Perché principalmente la questione mafia è una questione sociale, è questione culturale, è anche, permettetemi di dire oggi, sempre più questione economica. Non è soltanto, anche drammaticamente, questione militare. E quindi anche drammaticamente abbiamo ancora bisogno, e ancora di più bisogno delle nostre forze dell'ordine. Dico ancora di più, perché invece c'è una flessione che noi registriamo in questo nostro paese da un po' di anni. Lasciatemi qui aprire e chiudere una parentesi. A proposito di stanchezza, e a proposito di dire che siamo stanchi di sentire certe cose, noi siamo stanchi di sentire ormai da anni che ogni comodo un latitante viene catturato
policristi, i carabinieri, i poliziotti che invece fanno turni massacranti per stare dietro quei latitanti, e poi andiamo a chiedere loro in che modo sono pagati, andiamo a chiedere loro se hanno benzina nelle loro macchine, andiamo a chiedere loro in che modo va avanti la macchina generale delle forze dell'ordine. Noi di questo anche dovremmo parlare in questo nostro paese dopo 20 anni da quelle stragi. Allora c'è una nota positiva. C'è una nota positiva di un paese che ha capito finalmente che l'antimafia deve essere stile quotidiano, deve essere cultura, deve essere anche scelte sociali e deve essere anche però un'economia che noi vogliamo cambiare meglio. Mafie, oggi sempre più noi parliamo di mafie piuttosto che di mafia. Che cosa noi intendiamo quando parliamo di mafia? Perché se noi intendiamo, quando parliamo di mafia, solamente di quelli che uccidono, che mettono bombe, che fanno i traffici illeciti della droga, il racket, l'usura, la tratta degli esseri umani, le armi, chi più ne metta, beh, quello è una parte, è un aspetto. Certo che ci deve far preoccupare, soprattutto nei nostri territori, è quello che percepiamo di più, è quello che ci mette più in ansia, è quello che ci spaventa, indubbiamente, ma è tutto lì. Probabilmente, partendo da quello che è accaduto 20 anni fa, che abbiamo visto nel video, probabilmente questa fosse una sfida per gli educatori, per gli insegnanti, per le nostre scuole. Forse la storia recente di questo nostro paese va riscritta, forse vanno riscritte proprio quegli anni. Che cosa è davvero accaduto in Italia? Non dico tra il 92 e il 93, che sono gli anni delle stragi e che poi sono gli anni in cui sempre si parla. No, che cosa è accaduto in Italia davvero tra l'89 e il 94 e il 95? Che cosa è accaduto in quei 4-5 anni? Perché dico 89? Perché oggi, se si fa una riflessione allargata su quello che è accaduto in questo nostro paese negli ultimi 20 anni, oggi ormai è sempre più opinione di tutti gli analisti, di tutti gli esperti. Noi riportiamo quello che cerchiamo di prendere dagli esperti, non siamo noi gli esperti, ma quello che ormai quasi tutti dicono è che c'è qualcosa, c'è un equilibrio che si è rotto in Italia ma anche in Europa nell'89 con il crollo del muro di Berlino. E sarebbe interessante far studiare i nostri ragazzi, ma non solo i nostri ragazzi, ma noi stessi approfondire quali legami ci sono fra il crollo del muro di Berlino e l'attacco frontale di Cosa Nostra allo Stato nel 92 e nel 93 di tutti, perché questa nostra regione, ma non solo la Calabria, ha colpito il paese intero, la strage di Duisburg del 15 agosto 2007. Colpì tutti, e colpì soprattutto gli amici tedeschi. In Germania ci chiamarono come libera in quell'estate, nei mesi autunnali, e ci dissero: venite qui, noi vorremmo mettere su un'associazione antimafia. Vogliamo capire, perché poi in Germania, insomma, poi dall'Italia, non è che ci mettono molto a dire che in Italia siamo tutti mafiosi, come quando noi andiamo al nord e dicono che i meridionali sono tutti mafiosi, e come quando si esce dalla Calabria e si dice che i calabresi sono tutti mafiosi, tanto è sempre la solita storia. Si va in Sicilia e se voi andate a Messina vi diranno che la mafia è a Catania, e se andate a Catania vi diranno che la mafia è a Palermo, e se voi andate a Palermo vi diranno che la mafia è a Brancaccio. Quindi ognuno si sposta sempre dal territorio in cui vive. E in Germania però non si erano comportati bene gli amici tedeschi, perché in seguito a quella strage quei 6 calabresi che sono ammazzati lì davanti a quella pizzeria, in seguito a quella strage su una rivista, un settimanale tedesco, il più noto in Germania, in Spagna, il titolo in tedesco, perché il tedesco non fa parte della mia... in prima pagina in copertina c'era una pizza napoletana e poi in italiano il titolo era pizza uguale mafia. E no, noi non ci stiamo, non solo per un senso di patriottismo che
poi tutto sommato non è più interesse intatto. Ma no, perché ci sono troppi luoghi comuni sulla nave. Ecco appunto, questo vuol dire. Poi noi siamo andati in Germania, abbiamo incontrato ragazzi nelle scuole, bellissime esperienze, associazioni, realtà civile, ma chi poteva immaginare mai, 20 anni fa, di andare in Germania, piuttosto che in Belgio, piuttosto che in Spagna, a parlare di mafia, quando invece si pensava prima ancora di quelle stragi che tutto sommato erano pani sporchi da lavare in questa nostra famiglia italiana. E invece noi andiamo lì. E io ricordo che in questo, mi sto dimenticando, in questo istituto tedesco, un liceo italo tedesco, un'aula magna enorme, 500 ragazzi in questa assemblea, eravamo qui in questo tavolo di presidenza, si parlava, si diceva, si chiedeva ai ragazzi che cos'è perché la mafia, tutti quanti, ognuno diceva una cosa, ed erano tutti eccitati perché in quel periodo in Germania facevano vedere quel capolavoro di film che su Canale 5 hanno dato in quel periodo 2 volte in 8 mesi, il capo dei capi, l'hanno dato anche ultimamente, poi qualcuno ci dovrà spiegare come fanno a fare queste scelte, in 8 mesi 2 volte, rimangono sempre lo stesso film, e quel tipo di film, quindi tutti entusiasti, la mafia è la bomba, le rapine, le strage, si alza un ragazzo di 15 anni. Che era in fondo a questa Romagna piena, si alza, ragazzo di origini italiane, lui nato in Germania, genitori di Barcellona, Pozzo di Gotto, Sicilia, emigrati in Germania tempo prima per motivi che possiamo immaginare, perché in Sicilia non riuscivano a lavorare, o pagavano lo Stato, o pagavano loro, abbiamo fatto la scelta di pagare un altro Stato. E se ne sono andati a Berlino. Si alza questo ragazzo, fa tutta la sala, viene qui, prende il microfono e dice, perché il tema era, ma la mafia secondo voi vuole la guerra o vuole la pace? E questo ragazzo, tutti quanti dicevano la guerra, i sangue, le stragi, come Mussolini, e questo ragazzo viene e dice, per me la mafia vuole la pace. E lui ci spiega così come sono tanti ragazzi sanno fare, con quel linguaggio immediato, semplice, diretto, quello ci spiega quello che gli esperti ci dicono ormai da tempo, quello che i magistrati, le forze dell'ordine ci dicono ormai da tempo. Ai mafiosi, in qualunque parte, non conviene sparare, conviene la pace, il silenzio, cioè portare avanti i loro affari nel silenzio, non conviene mai creare allarme sociale. Arrivano a sparare, ad ammazzare, a spararsi tra di loro, quando intorno a quel tavolo si sono messi d'accordo. La verità è un'altra, probabilmente che per 50 anni e più ci hanno fatto vedere soltanto una faccia della luna. Ora noi vogliamo vedere l'altra faccia della luna, quelli che chiamiamo comunemente i colletti bianchi. Noi vogliamo capire, cioè, chi ha permesso la latitanza di Provenzano per 43 anni, di Totorina per 34 anni. Io non voglio togliere nulla a chi magari non ha studiato, ma noi parliamo di 2 persone che venivano chiamate appunto i guidati di Corleone. Non parliamo di chissà quale grande cultura in quelle case. Noi parliamo di 2 persone che facevano i contadini. Queste 2 persone hanno tenuto in smacco un paese intero per mezzo secolo. Ma è questa la mafia? È solo questa la mafia? No. Non è solo questo. Ecco perché allora tempo. Perché se dopo 20 anni noi abbiamo registrato sempre più negli ultimi anni in questo paese un abbassarsi della guardia nella lotta alla mafia, anche in maniera molto semplicistica. Ogni volta, ripeto, una ditata veniva catturata, è fatto, anche questo è fatto. Ma chi ha permesso? Chi ha permesso questa aggressione al cuore dello Stato? E poi dobbiamo anche ricordare un'altra cosa. Nel 2010, a proposito di crisi economica, non ci sono più soldi, ci dicono che non ci sono più soldi. Poi è arrivato il governo del Super Mario e adesso ci fa alzare il stipendio. Ma non ci sono più soldi. Cioè, noi non sperimentiamo che non ci sono più soldi, non sperimentiamo i nostri servizi di accoglienza, le nostre comunità terapeutiche non hanno più soldi. Molte delle nostre realtà, per esempio quelle che accolgono le ragazze che togliamo dal marciapiede, sono costrette a
movimenti sociali, non vi dico niente di nuovo, ma basta fare un giro per ogni paese di questo nostro territorio nazionale, sono sempre più mortificati perché i fondi non ce ne sono. Poi come a vedere, nel 2011 il fatturato complessivo delle mafie, fatturato complessivo, poi per carità sono stime molto approssimative perché non è che i mafiosi vengono a rilasciare la fattura, quelli della Guardia di Finanza ne sa che, però noi facciamo tifo. Ma sì, certo, nel 2011 il fatturato complessivo di tutte le mafie messe insieme, da Cosa Nostra, Andrangheta, Camorra, Sacra Corona e poi tutte le altre che ci sono sui vari territori, è stato di circa 170 miliardi di euro. E guardate che la mafia S.p.A. in questo momento è l'unica azienda, lasciatemi passare questo termine, che è in attivo e ha soldi liquidi, e ha soldi liquidi, più dello Stato. 170 miliardi di euro di fatturato sono il PIL di Estonia, Romania, Slovenia e Croazia messi insieme. 170 miliardi di euro. Se poi ci devo mettere nel 2011, i dati sono recenti, la Corte dei Conti. La Corte dei Conti ci dice ultimamente che i costi della corruzione in Italia sono di 60 miliardi di euro, cioè soldi che sono finiti nelle tasche di qualcuno. E siccome parliamo di corruzione, mi viene da pensare che questi soldi non sono finiti nelle tasche degli operai della cassa integrazione, dei precari, degli internati, dei disoccupati, ma magari questi soldi sono finiti nelle tasche di chi ne ha altri soldi. Però bisogna cercarli questi soldi. Oltre a questo, mettiamoci anche 50 miliardi di euro di evasione fiscale 2011 e mettiamoci anche 10 miliardi di euro di IVA evasa. Arriviamo a circa 300 miliardi di euro, io non so quanti zeri sono, però immagino che forse a qualcuno verrebbe l'idea di poter dire: ma allora non è che non ci sono proprio i soldi, è che da qualche parte ci stanno. Tutto questo può essere opera semplicemente di quei quattro criminali che in modo violento, di sicuro violento, prendono in ostaggio i nostri territori. No, questi hanno altri compagni di strada, hanno altri compagni di strada, e spesso questi compagni di strada sono dei colletti bianchi, i colletti sono sempre meno bianchi e sempre più sporchi di rosso sangue, anche loro. Però attenti alla parte delle parole, che cosa significa, se permettete, ormai in questo paese, che significa legalità? Noi stiamo facendo una scelta, come vi ripeto un po' di tempo, cerchiamo di non parlare più di educazione alla legalità. La legalità, le regole. Ma quale legalità? Basta che tu vai lì, le regole te le cambi in corso d'opera. Noi viviamo in un paese che ormai negli ultimi anni, a partire proprio dalle stragi, ha abbassato sempre di più l'asticella della legalità. È quello che fino a qualche tempo fa non era permesso perché il codice non te lo permetteva. Basta cambiare le leggi. E oggi invece tu lo puoi fare. E la sfida culturale qual è? Che poi entra in noi questo virus che ci fa dire: ma tanto lo fanno gli altri e lo posso fare anche io. Educazione, anche qui noi dobbiamo forse fare quello che già Don Lorenzo Milano ci diceva negli anni 50. Dobbiamo ridare sovranità alle parole, cioè dobbiamo ridare alle parole il loro vero significato. Che significa? Educare. Guardate, io, e poi concludo davvero perché altrimenti ti sto parlando moltissimo tempo, mi devi scusare. E noi anche quando poi si mette a parlare di queste cose. Io davanti a questi temi, mi trovo sempre spiazzato e confuso. E non vi nascondo mai che sempre più vado avanti e più non so davvero che cos'è la mafia, dove quel confine che vi dicevo prima, che cosa significa educare, avendo a che fare anche noi, lavorando tutti i giorni con i giovani, che significa educare questi giovani, soprattutto che significa, che penso sia la sfida molto più interessante.
interessante lasciarci educare dai nostri giovani. Vi voglio leggere, sono due righe. Il pentito, un collaboratore di giustizia, che ho un incontro insieme ad altri pentiti, come dire, ho questa fortuna, anche questi belli impegni in libera di interessarmi dei pentiti, dei collaboratori di giustizia, ovviamente un fronte un po' delicato, no? Però questo pentito, davvero pentito, noi prendi diremo anzi neanche pentito, convertito, ma questo è un linguaggio piuttosto, cioè vale a dire davvero uno che ha cambiato, che ha cambiato un'altra persona, si porta sulla coscienza 12 omicidi, è un'altra persona. E questo vi fa, un giorno io vi dico da comprendere, che volete anche noi avere i nostri limiti, ma perché di fatto penso che sia la cosa più odiosa che si possa dire da un prete, ma perché di fatto? E questo mi dice, guarda, come faccio a dirtelo a voce? Te lo scrivo, e mi scrivo un memoriale, che è una montagna che non finisce mai tardi. E a un certo punto io leggo questo passaggio nel suo memoriale. Lui racconta la sua storia. Era un sottocapo comandamento di una famiglia di Cosa Nostra, Palermo Centro, figlio di mafiosi, papà mafioso, lui ha 12 anni, 13 anni, in quel quartiere inizia la carriera facendo frutti come sottolineo. E il papà, e quindi lo prendono e esce e entra dall'istituto minorile, 12 anni. E il papà lo riprova, e lì che fa? Lui un bel giorno va nel bar sotto casa, dove si vedevano quelli di boss del clan, era il punto dove si incontravano, e dice a questi uomini, amici del padre, papà mi ha rimproverato, perché mi dice che io sto sbagliando, papà mafioso, lo rimprovera perché lui faceva questi scippi, questi furti. E a un certo punto questi qui chiamano il papà e gli dicono, e qui è quello che scrive lui, tuo figlio, attenta le parole, io vi invito, perché queste parole mi hanno messo in discussione quando lo vedo la prima volta, tuo figlio è intelligente, si fa voler bene, a tuo figlio lo inquadriamo noi, ha delle buone qualità. Prima si fa le ossa, nel senso prima matura e poi pian piano si va vedendo a te, perché è un peccato, è furbo. E se sbaglia amicizie e pratica persone di fango, si rovina. È una bella pianta, tuo figlio, che deve essere coltivata. Se la pianta non si cura, si può buttare, quindi lasciano a noi. Che è pure educato tuo figlio, e vedrai che ti crescerà un figlio con i fiocchi, e un giorno ne sarai felice. Educare per queste persone significa questo. Ma questo non è il linguaggio che noi ascoltiamo quasi tutti i giorni sui nostri genitori, su chi ai propri figli dice attenta alle amicizie che curano. Lo stesso Matteo Messina Denaro, un impulsivo trovato nel collo di Bernardo Provenzano, di risposta a Bernardo Provenzano, dice, caro zio, chiamavano così, per questa causa io sono disposto a dare la vita. Ora, quando tu ti trovi un mafioso che si chiama Matteo Messina Denaro, ma si può chiamare anche Francesco Paolo, non ce ne frega. Ma quando tu trovi un mafioso che dice che la mafia, che sia Cosa Nostra o sia 'Ndrangheta, è la causa per cui sono disposti a dare la vita, ora tu devi pensare seriamente, ma chi ho di fronte? Certo, anche semplicemente criminali che sparano traffico di droga e nel nome della droga, del 'Ndrangheta, fanno questo e altro, ma se quella per loro è una causa, forse anche la vostra riflessione sulla mafia deve rivedersi quotidianamente.
un pentito che ho incontrato un mese fa, ancora una volta mi ha spiazzato, perché questo pentito di spessore nel panorama mafioso del paese, gli dico: senti, ma tutti i soldi che tu hai fatto, ed è uno che si porta sulla coscienza un bel po' di vicini, tutti i soldi che, perché non si cambia, non era un campo di sopra, ma tutti i soldi che tu hai fatto, facevo la battuta, tu sai che libera, insomma, la legge, la confisca dei beni mafiosi. Io gli ho fatto una battuta, dimmi un po' dove hai messo questi soldi, così diciamo lo Stato che li va a confiscare, e lui mi risponde: ma quali soldi? Io lo facevo per fiscare bene. Poi il problema non è che cosa è cambiato in 20 anni, che cosa è cambiato in 150 anni. Su quel versante è cambiato tantissimo, e ci sono tantissimi segnali di speranza, ma tanti, tanti. Su quel versante c'è ancora tanto da lavorare. Perché se nel 1893 un intero Parlamento si è autoassolto, beh, ci fa venire alla mente qualche cosa, perché forse poi, tutto sommato, in Parlamento qualcosa continua a essere come all'epoca. Giolitti scriveva al Re Umberto I, una cosa che potrebbe scrivere anche oggi, l'assoluzione, ma poi alla fine anche Giolitti rimase coinvolto, l'assoluzione scandalosa di ladri di milioni ha fatto purtroppo una triste reputazione al nostro paese e ha dimostrato alla classe povera che le leggi penali non raggiungono in Italia i grossi delinquenti. Ora si aggiungerà la prova che i grossi delinquenti in Italia, oltre ad essere assolti, possono, con i milioni rubati, far processare coloro che li avevano denunciati e messi in carcere. Che archiviare, assolvere e prescrivere non sono proprio la stessa cosa. Non sono proprio la stessa cosa. Ci saranno differenze, soprattutto quando tu puoi vedere a leggere le motivazioni di quelle sentenze. Allora, giusto per fare un nome. Quando è stato archiviato, è stato prescritta la posizione del senatore a vita Giulio Andreotti, bisognava che qualcuno ricordasse a se stesso e anche agli altri che nella sentenza c'era scritto che ormai il reato era andato in prescrizione, perché va in prescrizione quel reato dopo 22 anni e 6 mesi, ma fino agli anni 80 il senatore Giulio Andreotti ebbe frequentazioni mafiose. La sentenza è su internet, i nostri ragazzi sono bravi a scaricarla. Beh, forse anche questo dovremmo dire, per mettere un po' le cose a posto e per non lasciare sempre il significato delle parole ai soliti mafiosi. L'ultima cosa davvero, aveva proprio ragione Sandro Pertini quando nell'83 davanti alla bara di Giacomo Ciaccio Montalto ad Erice in Sicilia, ucciso dalla mafia, disse una cosa che è quanto mai attuale, e quanto mai attuale. Disse: per combattere la mafia c'è solo da rispettare fino in fondo la Costituzione. E allora andiamogli a dire chi invece ha fatto di tutto fino all'altro giorno per smantellarla, questa Costituzione. Totorina viene catturato il 16 gennaio del 93. Il suo corpo viene perquisito, ma come, lo stai cercando da 35 anni questo qui. Dici che il capo è cambiato. Dovresti salire subito in quell'appartamento dove l'avete trovato. E invece no. E invece si ricorda che il 16 gennaio, quando poi arriva, dopo una settimana, arriva a Caselli, si ricordano che c'era il covo del perquisito. Più che si ricordano, è Caselli che chiede loro: cosa avete trovato nel covo? Quando poi vanno a perquisire il covo, ma voi sapete che si può essere stato un processo, che dovrebbe essere anche un corso. Quando vanno a perquisire il covo, non c'è più niente. Qualcuno, capite? Tu cerchi questo super abitante da 35 anni. Nel frattempo però gli dai la possibilità ai suoi scagnozzi di salire in quell'appartamento, di togliere tutti i mobili,
quindi forse si sono messi in tasca, saranno andati con un furgone, non lo so. Di togliere persino i quadri, anche di abbattere alcune pareti che erano messe e di impiantare tutto, questo hanno trovato. Vi lasscio nel covo di Totorino. Facciamo un salto in avanti. Salto in avanti. 2009, 10 aprile, quando catturano Bernardo Provenzano. Guardate che lo scenario è completamente l'opposto. Fateci caso. È l'opposto. Il covo di Bernardo Provenzano diventa, se voi ricordate, un set cinematografico. La sera, diretta televisiva su Rai 1, non era molto poco, cioè io l'avrei più pagato il canone, ma comunque, diretta televisiva su Rai 1, la diretta dal covo di Bernardo Provenzano. Quel film che ci hanno fatto vedere per tanto tempo, su Canale 5, bello, devo dire la verità, i RIS, che vanno con le tute bianche, ci hanno insegnato cose che non sapevamo, che insomma quando vanno loro devono delimitare il territorio, no? Devono prendere tutte le opere, tu non puoi metterci in piede, nemmeno il Padre Eterno può metterci in piede, nessuno può metterci in piede. A un certo punto la telecamera inquadra il letto di Bernardo Provenzano. Vicino al letto inquadra le pantofole di Bernardo Provenzano, sembrava, non voglio essere sacrilego, sembrava la stanza di Padre Pio. La Madonna del Rosario appesa sul letto di Bernardo Provenzano. Lui si sposta la telecamera, va in cucina e va a inquadrare il pentolino dove Bernardo Provenzano cucinava il suo pasto preferito, che era la cicoria bollita. Ora, mettiamo una accanto all'altra queste immagini. Lì c'è un covo che non è perquisito. Qui c'è un covo dove ti fanno vedere tutto. E poi ci sta una costante. Il giorno dopo la mafia è vinta. E il editoriale che il giorno dopo, su tutti e due avvenimenti, che ti dice se questa è la mafia. Beh, quella fatta su Bernardo Provenzano è storica. Se questo è un boss. Voi ricorderete che per tantissimo tempo, prima della cattura di Bernardo Provenzano, per tantissimo tempo ci hanno fatto inseguire, perdonatemi, ma ce l'ho fatto inseguire per un po' di anni la sua prostata in mezzo Italia, perché era malato quest'uomo, era malato, si era ricoverato in Marsiglia, operato. Il problema della mafia in Italia era la prostata malata di Bernardo Provenzano. E no, questo significherà qualche cosa, significherà qualcosa soprattutto quello che succede dopo, per esempio quando Bernardo Provenzano, che nessuno parla, ma bisogna approfondire, perché poi c'è scritto, quando entreranno in carcere, nel super carcere interno, arriva, c'è qualcuno che ha saputo dell'arrivo di Bernardo Provenzano con la sezione isolata e lancia un grido e tutti quanti ascoltano e che viene messo agli atti, perché devono mettere gli atti per portare una cosa del genere, è arrivato uno spirito. Beh, a lanciare questo grido è il figlio di Totorino. Perché lo spirito? Beh, non sono io a dirvi una cosa nuova, c'è stato un procedimento, c'è un dibattito soprattutto ormai da tempo su questa famosa trattativa tra mafia e Stato. Che c'è stato? Che c'è stato al di là del ruolo di Massimo Ciancini, al di là del fatto se è vero o non è vero quello che ha raccontato, ma c'è stato qualcosa che non ci sta bene. Ecco, allora questo portiamo nei nostri territori, attenti, attenti. Nei nostri territori non può essere soltanto sempre la mafia sui volti degli spacciatori, degli organici dei clan, dei sicari che ammazzano e che fortunatamente i carabinieri e polizia arrestano. Ormai sembra più chiaro che ci sono altri compagni di strada anche sui nostri territori. La vera sfida oggi è capire dov'è la mafia, perché tu magari ti siedi accanto ad essa e non ti accorgi. La mafia parla con la società civile, lo fa con un linguaggio così semplice, così immediato da essere capito, capita immediatamente,
è da capire immediatamente quali sono i bisogni di quel pezzo di società, di quel pezzo di mondo a cui si rivolge, e ottenere quindi l'immediata adesione. Parlo di fatti concreti che conosciamo tutti, parlo di realtà che nel nostro territorio sono state ben documentate, registrate, hanno fatto parte di una lunga sequela che ha portato poi a una retata un anno e 8 mesi fa, molto consistente, che è tuttora oggetto di un complesso processo giudiziario. Quindi parlo anche di intercettazioni. Ma dico, quando la mafia, per esempio, si rivolge al bisognoso, che non ha la possibilità, per esempio, perché anche lì bisognerebbe indagare al Marcello, sul perché le banche non praticano il credito in modo più accessibile, ecco, quella disponibilità di denaro che Don Marcello comunicava in 170 miliardi di euro complessivamente, significa sicuramente la possibilità di un'emissione di denaro a tassi usurari che hanno certamente le proprie implicazioni. Una disponibilità di denaro che viene offerta immediatamente a chi ne ha bisogno e che magari non sa cosa fare perché le banche chiudono le porte. Una disponibilità di denaro che viene offerta agli imprenditori in difficoltà, che per esempio si vede costretto a vendere quote azionarie, magari anche molto importanti, fino ad arrivare al punto di dover cedere successivamente la propria attività imprenditoriale. E questo è il linguaggio che usa la criminalità organizzata, la mafia, la 'ndrangheta, la camorra. E quello c'è dell'immediatezza, per farsi capire dalla persona più colta di questo sistema della verificazione complesse con le istituzioni, fino al cittadino il più bisognoso, fino alla casalinga che molte volte è soggiogata appunto da usura. C'è la necessità di lavoro, la mafia mette a disposizione anche quella opportunità. Il lavoro diventa un'offerta che la mafia riesce anche a realizzare. Sui nostri cantieri della Salerno-Reggio Calabria, per esempio, non è difficile incontrare infiltrazioni mafiose con larghe sacche di lavoro dipendente, di lavoratori, dovrebbero essere lavoratori, che sono lì a piantonare quei lavori perché sono stati imposti dalla mafia. Ecco, questo è il metodo. E io credo che con la stessa semplicità di linguaggio con cui la mafia riesce a incidere e essere presente nella società civile, credo che forse anche noi, che vogliamo discutere di antimafia, ma non l'antimafia così, generica, l'antimafia vissuta sul campo, quella che va Don Marcello, quella che vanno i sindacati quando cercano di difendere i lavoratori in alcune situazioni particolari su cui poi arrivo, quando cercano di discutere per esempio degli affari che si volevano compiere in merito a una probabile discarica che doveva nascere in quel piccolo piano. Ecco, quel linguaggio dell'immediatezza, del farci capire immediatamente da un pubblico più vasto, da una società più vasta, credo che sia necessario farlo. Certamente assistiamo alle regole della violazione della concorrenza e su questo voglio fare anche alcuni altri esempi concreti. Io mi chiedo, per esempio, lo chiedo a voi perché non ho saputo rispondere. Come voi sapete, poco meno di 2 anni fa, in una vasta operazione antimafia in questo territorio, alcune aziende sono state sottoposte al controllo dello Stato e quindi sono state sottoposte dall'amministrazione giudiziaria e lo sono tuttora. Succede questo. Fino a quando sono le dichiarazioni che mi fece qualche settimana fa la moglie di un ex dipendente di queste aziende. È qui il dramma, qui la mia necessità di avere da voi una risposta, perché io non ho saputo rispondere in quella circostanza. Mi chiese questa signora, fin quando questa società da cui dipendeva il marito era diretta dall'imprenditore, dagli imprenditori, poi finiti sotto inchiesta e quindi con le restrizioni fisiche cui sono stati sottoposti, anche se con un danno, anche se non aveva la retribuzione piena, ma il marito portava a casa la retribuzione mese per mese. Ora io chiedo
la signora, perché mio marito non si può pagare da mese in mese? Perché mio marito è tuttora in accredito del TFR, sarebbe il trattamento di fine rapporto di lavoro, essendo stato costretto alle dimissioni perché dopo mesi di attesa e anche di lavoro alle dipendenze del governo giudiziario di quella impresa e quindi sotto il diretto controllo dello Stato, il marito non riusciva a percepire da mesi dalle retribuzioni per il lavoro che svolgeva regolarmente e non riuscì nemmeno a prendere, non è riuscito tuttora. Siamo un anno e 8 mesi che siamo in questa situazione. La CGIL difende e rappresenta, guarda caso lo fa solo adesso, tra l'altro, perché quando queste imprese erano governate da altra forma imprenditoriale, questi lavoratori non hanno mai avuto l'opportunità di rivolgersi alle organizzazioni sindacali per tutela e salvaguardia dei propri diritti. C'era chi difendeva probabilmente diversamente. Oggi hanno bisogno invece di salvaguardarsi e di difendersi. Guarda caso, quello di salvaguardarsi e di difendersi dallo Stato che queste imprese governano. La signora mi chiese: vorrei capire perché oggi che lo Stato a governare le imprese mio marito non riesce a pagarsi. E questo è il modo di credere nella gestione dello Stato. E questo è il modo di lottare contro la mafia che fa lo Stato. Parole crude, semplici, essenziali, che però mi hanno colpito e a cui non sono riuscito a dare una risposta. E non sono riuscito a darla 2 mesi fa quando mi veniva posta e non riesco ancora oggi a rispondere a questa domanda. Dicevo, sottrarre alla mafia pezzi del mondo del lavoro. La mafia del territorio si è specializzata nell'accaparramento di pezzi importanti del mondo del lavoro. Ha capito dov'è l'economia vera del territorio. E l'economia vera di questo territorio è l'agricoltura. Qualche numero giusto per avere contezza. La piana di Sibari, questo nostro territorio, producono complessivamente intorno a 2 milioni e mezzo di quintali di clementine ogni anno. E li producono e vanno raccolti nell'arco di 60-70 giorni, concentrati. Lo sapete tutti, ognuno di noi ha ovviamente alle sue spalle e anche nella sua attualità il mondo agrumicolo. Viviamo una terra di agricoltori, ne siamo orgogliosi ovviamente. Sappiamo che è un prodotto di prima eccellenza e che può essere sicuramente l'elemento vero dell'economia di questo territorio per il rilancio vero dell'economia del nostro territorio. Raccogliere però questa quantità enorme che si concentra facilmente raggiungibile come obiettivo se non si fa riferimento a immigrazione di manodopera che possa venire anche da altre parti. Io credo quindi che il nocciolo della questione da sviluppare sia qui. Lo Stato ha bisogno di regolamentare le presenze dei lavoratori migranti su questo territorio e ha bisogno di farlo non perché vada fatto un controllo selettivo sulle persone, ma perché va fatto un controllo selettivo sicuramente sulle imprese che quelle persone utilizzano. Perché avere qui migliaia e migliaia di migranti che si riversano in questa piaga senza che ci sia la possibilità di sapere che quando gravitano ogni anno in concomitanza con la stagione agrumicola dai 15 ai 17 mila migranti, il dato tendenziale in aumento, anno per anno tra l'altro, che gravitano su questi nostri territori, sulla piana di Sibari, esclusivamente nel periodo che va da ottobre a metà gennaio al massimo. Poi li vedi con lunghi vagoni di pullman che ripartono e vanno verso le Puglie, verso la Campania, dove iniziano altre campagne, sono lavoratori migranti. Ecco, in quel pezzo di lavoro la mafia è pesantemente presente e lo è pesantemente perché intanto i gangli dei controlli, i gangli dello Stato non ci sono e sono assenti. Il rapporto è facile: là dove non c'è lo Stato c'è la mafia, là dove lo Stato invece è più presente la mafia è costretta a indietreggiare. E anche questo di una facilità e di una semplicità estrema, ma credo che sia necessario rafforzarlo nei nostri concetti e nei nostri presupposti anche culturali. Questi lavoratori migranti, sento dire spesso tra l'altro a Conigliano, stanno togliendoci il lavoro, lo dicono i nostri concittadini, attenzione. È un modo come un altro, un concetto che la mafia vuole che rimanga nelle teste dei concittadini, degli italiani, dei residenti in questo territorio. Vuole che rimanga perché quel
lavoratore cioè che è presente soltanto dalle 6 di mattina alle 5 di sera se nel posto di lavoro dove viene sfruttato 20 euro se va bene al giorno, ma che poi diventa un fantasma per il resto della giornata, cioè che non esiste nella società civile. È quello quindi la etizzazione di quel lavoratore, il fatto ci di far sentire e di far passare all'interno dei cittadini residenti in questo territorio l'idea e il concetto che quel lavoratore è qui per rubare posti di lavoro ai cittadini, ai nostri bravi cittadini onesti, residenti della piana, che riescono a non trovare lavoro perché il lavoro lo portano via appunto quelli a 20 euro. Allora io dico che dobbiamo anche lì invertire il nostro livello culturale. Intanto è accertato, perché ci sono delle indagini in corso, che quello sfruttamento di quel lavoratore in nero determina ricchezza intanto sul territorio, perché certamente consente di raccogliere 2 milioni e mezzo di quintali di clementine all'anno, e questo è il dato più importante. Continua a farlo con uno sfruttamento anche lì del prodotto a danno del piccolo produttore essenzialmente, perché avere un prezzo così basso nella raccolta significa continuare a mantenere un prezzo basso del prodotto all'origine, quindi con una situazione di sottopagata del prodotto alla base. Parliamo di un prodotto d'eccellenza, da Marcello, che lei immagino lo conosca, e che è la vera economia di questo territorio, è uno dei principali prodotti agricoli della Calabria. Ma significa anche, e ripeto, su questo ci sono delle indagini in corso, che su quel lavoro nero di migliaia e migliaia di lavoratori migranti, ben altre fortune che sono state di carattere politico, elettorale ed anche economico si sono costituite negli anni scorsi. E lo dico apertamente, perché è successo che laddove il lavoratore nero, a cui non è data la possibilità di avere i diritti afferenti, che siano i diritti ai contributi obbligatori per legge, perché un lavoratore nero, il lavoratore nero come tale non appare, non si vede, non esiste, e non si vede nei campi perché lì è costretto a lavorare in nero, così come non si vede nella società perché è costretto a vivere negli sgabuzzini, nei magazzini senza luce, senza acqua, senza riscaldamenti, è costretto a vivere nelle catapecchie abbandonate, è costretto a vivere sotto i ponti, è costretto a vivere nei comuni. Quindi è nero per 24 ore al giorno per i 3 mesi di presenza in questo territorio. Ma contemporaneamente i diritti afferenti a quel rapporto di lavoro si sono trasformati invece in dichiarazioni di rapporti di lavoro avvenuti presso le sedi INPS, e si sono trasformate poi in indennità di disoccupazione, in indennità di malattie, in indennità di maternità, si sono trasformati cioè in quei diritti che afferiscono solo al vero rapporto di lavoro, ma in realtà c'è stata una distorsione. Da una parte i lavoratori neri, a cui viene dato soltanto il lavoro a fronte di questo 20 euro al giorno, dall'altra parte invece i diritti afferenti che vengono dati a chi probabilmente la terra non la conosce affatto, o da chi l'unica terra che conosce è quella dei vasi di casa propria, ma che non sa altro rispetto all'agricoltura, rispetto a come si raccolgono le clementine, rispetto a cosa significa vivere sotto la pioggia, sotto il ghiaccio d'inverno, con il freddo, con la neve e con quant'altro alle intemperie. Per non parlare poi ancora della maternità, della malattia e quant'altro. Soltanto nel mese di luglio il territorio riceve una pioggia di denaro di 30 milioni di euro che in parte è giustificata, in qualche parte, consentitemi di dire, è giustificata perché i lavoratori veri ci sono in questo territorio, ma in parte invece sfugge alle regole della legalità e della correttezza perché non è giustificata da un vero rapporto di lavoro. E lì la mafia volete che non ha messo le mani. Pensate che la mafia non sappia che esiste un bacino di denaro così grande in cui non è possibile pescare. Pensate che non si sia mossa per tempo per odiare al meglio questo meccanismo, ingrandirlo e far sì che ci possa essere quindi una ricaduta eccezionale per i bisogni della famiglia. Se pensiamo questo, allora siamo veramente ingenui. E invece vi dico che la mafia in questa grossa bacinella ha messo pesantemente le mani fino al punto di organizzare forme di lavoro fittizio che queste ricchezze hanno contribuito appunto ad ingrandire a dismisura.
L'anno scorso c'è stata una revoca con finanziamento che era stato concesso al comune di Corigliano, perché fare differenziata spinta significa sottrarre quintali e quintali di produzione di spazzatura che oggi si butta normalmente in modo indifferenziato, diremmo così, nei cestini di casa propria. Io credo, i dati lo dicono, negli anni scorsi la raccolta differenziata normale, non spinta, non porta a porta, era arrivata in questo territorio, in questa città, aveva raggiunto quote superiori al 25, 26, 27%. Da due anni a questa parte questa percentuale è scesa di gran lunga e si attesta non oltre il 10%. Ci sarà una ragione perché ciò avvenga, e questa ragione non può essere affidata soltanto all'insipienza dei cittadini. I cittadini hanno bisogno anche di regole, hanno bisogno anche di sapere che cosa avviene e come avviene la differenziata. Hanno bisogno per esempio di sapere che se c'è un finanziamento per la differenziata spinta, un finanziamento regionale, che quel finanziamento per la differenziata spinta deve essere effettivamente applicato a fare raccolta di spazzatura differenziata che avvenga porta a porta, così come era nei programmi di precedente amministrazione, non dell'ultima sciolta per mafia, e così come invece non è stato nelle finalità dell'ultima amministrazione comunale sciolta per mafia. Il mancato raggiungimento di quell'obiettivo, perché c'è stata una volontà pervicace a non raggiungere quell'obiettivo, a non realizzare la differenziazione porta a porta della spazzatura, ha significato la revoca di un ingente finanziamento da parte della Regione Calabria, perché i tempi di realizzazione ovviamente non sono stati rispettati. Ma forse il tutto era funzionale, a pensare male facciamo peccato, per Marcello lo facciamo. Credo che mi assolva, ma forse era tutto funzionale a quello che erano le idee originarie dell'amministrazione sciolta per mafia, e cioè che nel territorio del comune di Corigliano doveva sorgere una nuova discarica. Qualcuno dice addirittura che era stato individuato anche il luogo dove la nuova discarica doveva sorgere, che non dico. Certamente però c'è da dire che quando nel 2010, per esempio, fine 2009, inizio del 2010, la spazzatura indifferenziatamente si accumulava nelle strade della nostra città e in alcuni casi raggiungeva addirittura il primo piano di appartamenti di questa città. Io poi, che sono un curioso per natura, anche a rischio di un colera, no? Ho cercato di fare anche una sbirciatina all'interno di quei sacchetti di spazzatura che erano fumati, non c'era poi bisogno nemmeno di andare ad aprirli, perché ovviamente i cani d'andaggio eccetera aprivano quei sacchetti, e beh, lì si notava, con una approssimazione che posso dire io adesso, che è dovuta a miei calcoli, che certamente la presenza di cartoni, di buste, di plastica, di vetro, di alluminio e di quant'altro, cioè di tutto ciò che poteva far parte di una raccolta differenziata e che invece veniva messa tutta insieme all'interno di quei sacchetti e che andava ad accumularsi nelle strade di Corigliano, beh, sicuramente raggiungeva percentuali che andavano ben oltre il 50, anche il 60% in alcuni casi. Dico, se l'amministrazione comunale avesse provveduto a fare raccolta differenziata spinta porta a porta, avremmo avuto sicuramente il 60% di spazzatura in meno in questo territorio. Non avremmo avuto quei cumuli in mezzo alla strada. E allora ecco perché il peccato di cui vi dicevo. Ho pensato più semplicemente che lasciare accumulare quella spazzatura avrebbe indotto i cittadini corigliani a dire: ma sì, fatela la discarica, anche nel nostro territorio, purché mi togliete la spazzatura da sotto casa perché non ne posso più. Era quella la vera motivazione. Ed era un piano strategico di apporto che è stato sventato soltanto perché nel luglio del 2010 sono intervenuti i fatti che tutti conosciamo. Allora dico, dobbiamo ragionare di queste cose e dobbiamo far sì che diventino patrimonio comune. Don Marcello, è stato un piacere seguirlo, mi è dispiaciuto soltanto che non abbia deciso di fermarsi, perché ci ha messo passione, ci ha messo un...
sostanza, ci ha messo dei contenuti, avremmo potuto sentirlo almeno un'altra ora tranquillamente, senza pensare minimamente che poteva annoiarci o che non dicesse il vero rispetto alle realtà che ci riguardano. Io credo, Don Marcello, che sia necessario per il futuro. Biagio farà anche un'ottima attività di mediazione in merito. Mantenere e ramificare ulteriormente i rapporti con l'Italia. Non solo con l'Italia. Mantenerli e ramificarli, io credo, con tutto ciò che fa un'Italia praticata, vissuta. E non mi riferisco quindi a chi fa l'antimafia soltanto perché sia una riunione, sia un modo di fare uno scolloquio perché poi si parli di fatti ideali. Sono stufo anche di sentire che dobbiamo combattere la mafia è questo, la mafia è quest'altro, la mafia è quello, sono gli esempi concreti che riusciamo a portare tutti. Sono quella conoscenza quotidiana di fatti, azioni, comportamenti, atteggiamenti che viviamo tutti quotidianamente, di soprusi, di violenze, di comportamenti che certamente ci portiamo indietro anche per retaggio culturale, ma di cui abbiamo necessità e bisogno di liberarci. Ecco, con questo spirito io credo che possa salutarvi intanto questa sera sicuramente e ringraziare ancora di nuovo gli organizzatori e soprattutto un grazie a Don Marcello per aver voluto portare la sua testimonianza, la sua esperienza diretta e la sua forte collaborazione. Grazie. Innanzitutto porto i saluti della mia organizzazione, come avete detto sostituisco probabilmente in maniera non degna a Mimborenne, che è il riferimento del patronato INAS di Rossano. Alcune considerazioni per flash e poi alcuni focus su alcuni aspetti specifici. Innanzitutto devo esprimere il mio applauso, il mio apprezzamento per il senso dell'iniziativa, ma soprattutto per la capacità progettuale dimostrata nel appunto progettare e implementare il percorso formativo pensato attraverso il coinvolgimento di tutta una serie di associazioni attive del terzo settore. E qui pongo un interrogativo che penso possa andare nella direzione anche posta con la tua domanda. L'interrogativo è il seguente: questo progetto nasce grazie allo spirito di abnegazione e al sacrificio dei vari soggetti settore, ma nasce grazie anche a una opportunità offerta dalla Fondazione del Sud, che anche adesso comunicando sostiene le reti di volontariato. Ebbene, proprio il sostegno alle reti di volontariato è il grande assente della programmazione dei fondi comunitari, quindi sia il Polpese che il PSE sulle misure dell'inclusione sociale. Da questo punto di vista, come organizzazione sindacale, abbiamo a più riprese, insieme alla CGIL e alla UIL, abbiamo più volte sottolineato la necessità di una svolta anche delle politiche regionali di sostegno del terzo settore e di messa in campo di azioni per l'integrazione sociale. Nel particolare, proprio sul tema della legalità e del uso di uso dei beni confiscati, il Polpese nostro, che è il frutto anche di un dialogo con le parti sociali in fase di programmazione, quindi il tavolo del partenariato economico sociale, prevede tra alcune misure a cabina di regia regionale, quindi che vengono definite con un acronimo PSR, piani integrati di sviluppo regionale, proprio un sostegno economico alle iniziative sulla legalità e sul riuso dei beni confiscati. Ebbene, la spesa e il livello di attuazione di questa misura da anni, perché è una programmazione che è 2007-2013, è pressoché inesistente. Quindi riteniamo che paradossalmente, nel momento in cui c'è una crisi di finanziamento e quindi un taglio dei trasferimenti che investe a gamba tesa la capacità degli enti locali di realizzare politiche sociali, registriamo dall'altro canto un'incapacità progettuale di spesa e quindi risorse con il meccanismo della rendicontazione dei fondi comunitari rischiano di essere perduti. Rispondo a questa domanda. Adesso mi defino un attimino rispetto a questa questione e probabilmente rispetto all'intervento che avevo pensato di fare c'è un cambiamento. L'intervento di Don Marcello non può lasciare nessuno di noi
immuni da alcune considerazioni. Probabilmente perderò un po' di filologico del mio ragionamento e cederò un po' il passo a un discorso emozionale. Quel pochissimo, quel poco di passione civile che è dentro di me, io lo leggo praticamente ad un progetto che per certi versi è un progetto simile a questo. È un progetto ante litteram sulla legalità, è un'ora di scuola in cui si leggevano i settimanali. Il settimanale che mi capitò casualmente fu un numero di avvenimenti settimanali dell'Arte Italia con un disegno, con alcune immagini. Era per intenderci il 93, quindi c'era, come lei stava di André, uno striscione bianco con una scritta nera, rosso, non ricordo, che diceva sostanzialmente le vostre idee cammineranno sulle nostre gambe. E quindi è una grande stagione di rinascita e di risveglio civile. Io, e questa è la mia valutazione, che rispetto a quell'epoca ci sia molto da lavorare, perché fondamentalmente il tema della legalità è un tema affascinante, che si presta a mille interpretazioni, a mille chiavi di lettura. Provo a darne una che è la mia. Per me la legalità è essenzialmente memoria, e la memoria ed è sostanzialmente quell'operatore delle forze del lavoro, ma anche di immagini, perché la cultura di giovani, io adesso sono forse un po' meno giovane, parla soprattutto di cultura televisiva legata alle immagini, ed è l'immagine di quello striscione, una strada che abbiamo visto nel video devastata dal tritolo. Ed è l'immagine anche, perché no, di un operatore della polizia, delle forze dell'ordine, che agita in segno di vittoria un pugno fuori da un finestrino per festeggiare la cattura di un pericoloso latitante. È una memoria, ma affinché ci sia veramente memoria, mi ricordo a quanto diceva Don Marcello, c'è bisogno di verità. Temo che non le pagine della storia vadano riscritte in maniera compiuta e completa, e quindi bisogna far luce su tanti avvenimenti, che proprio il passato aiuta a costruire il presente e a progettare il futuro. Ma la legalità è soprattutto partecipazione, è reti di volontariato, è costruzione di percorsi di cittadinanza attiva. E in questa direzione il compito che state svolgendo, gli operatori della scuola, le associazioni, è sicuramente un compito che merita rispetto ed ammirazione. Io dissento rispetto ad alcune considerazioni che ha fatto chi mi ha preceduto, e lo dico anche con un po' di passione. Mi urta quando sento parlare dei giovani e sento l'espressione un po' montana, un po' dell'altro ministro, dei tocchi di mamma. Ebbene, per me la legalità è il laureato con 110 lode che fa 50 km al giorno per stare 8 ore in cuffia in un call center a vendere una connessione che nemmeno prende. Cioè, io questa considerazione la voglio fare, perché credetemi, e qui è giusto che ci sia intesa, il confronto tra le generazioni, e però ognuno deve assumersi anche le responsabilità rispetto a quella che è la situazione attuale, ognuno, nessuno escluso. Quindi ripongo da quello che insieme un termine che, come dice il giornalista sportivo Abbon. Infine, l'ultima condizione, sulla legalità sento spesso dire, e questa cosa mi fa arrabbiare, che la legalità sia, come dire, una conseguenza dello sviluppo. Io dico che la legalità è la condizione dello sviluppo per diversi ordini di ragione. Innanzitutto perché, e questa è l'esperienza che noi viviamo quotidianamente, per un sindacalista la legalità è una parola, è un acronimo, un simbolo, è questo: CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro. Scusatemi la forzatura, dico questo perché sostanzialmente il sindacalista ha un ruolo fondamentale. Sarò un blasfemo, chiedo lea. Si dice da noi il sindacato che la Bibbia del sindacalista è il contratto. Ebbene, la presenza di aziende che lavorano nell'illegalità è l'elemento che determina l'impossibilità anche di parte di molte aziende di applicare integralmente quel contratto. È un elemento che genera
la parola che in termini diversi si chiama dumping, cioè genera praticamente una concorrenza sleale, che genera un affidamento verso il basso e non già distensione dei diritti, ma una perdita di diritti. Questo penso che Tarlo, di un psicanalista, seppur di doppia esperienza, debba dare al concetto di legalità. Nel concreto, ne parlavamo proprio, qui si dice, più Giuliani si dice, cioè conflavavamo qualcosa convincente, dicevamo che sarebbe bello, proprio alla luce di un importante investimento che ci sarà in quest'area, che poi ha anche un significato simbolico, cioè la costruzione di un ospedale, diciamo, il rallentamento delle procedure, però si avvererà la costruzione di questo ospedale, allora lì sarebbe utile mettere insieme qualcosa che superi i tradizionali protocolli e quindi cercare di far sì che quell'opera, che con l'indotto economico che porterà, sia un'occasione reale di rilancio di questo territorio e non si riveli purtroppo una ennesima occasione mancata nella migliore delle ipotesi, piuttosto che un strumento per arricchimenti illeciti e per azioni che calpestano magari i diritti dei lavoratori piuttosto che le regole. Purtroppo i giudici possono agire solo in parte contro la mafia. Se la mafia è un'istituzione antistato che attira consensi perché ritenuta più efficiente dello Stato, è compito della scuola rovesciare questo processo perverso, formando giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni. Ripeto, cultura dello Stato e delle istituzioni. La parola servitore dello Stato è una parola bellissima, però il percorso da fare per raggiungere questo risultato ci deve impegnare tutti insieme, probabilmente anche il sindacato deve fare di più. Deve fare di più e mettere da parte qualche errore commesso, deve avere una maggiore capacità di incidere su questi temi, andando anche al di là di quello che è il contratto, ma occupandosi anche di questioni di carattere politico e sociale, esercitando un po' una funzione anche statutaria. Grazie. Se ci sono domande. Buonasera a tutti, la mia domanda è semplice, perché quando si parla di mafia si parla sempre al singolare? Perché non esiste solo la mafia divina, perché quella è una mafia, però tutte le altre mafie che giornalmente incontriamo, con cui giornalmente ci dobbiamo scontrare, quelle non se ne parla mai, chiamiamole le colletti bianche, chiamiamole come vogliamo chiamare, si parla sempre al singolare, forse ci serve un alibi a tutti quanti. Mafia, e il tema di questa sera era sete, no, fame di giustizia. Allora io dico una cosa, la fame di giustizia è qualcosa che va al di là della mafia classica, che è quella di Rina e di altri, perché noi assistiamo quotidianamente ad atti di grandissima mafia, che è qualcosa di più elegante, più sottile, ma che sta depauperando lo Stato italiano in maniera costante. E allora io dico una cosa, perché non parlare anche di queste cose? Perché l'educazione di chi si sta formando a scuola deve essere un tema che deve mettere assieme più cose, in modo tale che il ragazzo possa avere una informazione più ampia, più, diciamo, in maniera più conoscitiva, insomma. Per esempio, dico una cosa io, nel sistema politico attuale, che sia nazionale, che sia regionale, che sia provinciale o comunale, secondo me c'è una grande mafia, ma che sono proprio i rappresentanti delle istituzioni, perché non è possibile che si legga sulla stampa che la Regione Calabria abbia pagato milioni e milioni di euro di analisi cliniche che non sono nemmeno tracciabili. Cioè questa è una mafia gravissima. E allora quello che diceva Villella è vero, il sindacato non si deve occupare solamente dell'articolo 18,
perché io l'articolo 18 me lo devo fare da solo quando vado a lavorare, perché devo rendere il servizio al quale io sono chiamato ad espletare, va bene? L'articolo, il sindacato deve andare a verificare come si danno gli incarichi negli enti che non siano comunali, che siano le ASL, che siano le province, che siano altri enti, e con quali criteri si affidano incarichi miliardari a dirigenti di grande portata che poi alla fine non producono niente. Allora, più tagli alla cultura e alle politiche sociali giovanili, più svalorizzazione del contratto di lavoro, tutte cose che abbiamo parlato oggi, più depenalizzazione di alcuni reati come il falso in bilancio, quindi se si pensa ad una mafia più imprenditoriale, allora forse anche questo ha un senso, più riduzione delle quote migratorie, quindi più possibilità di sguazzare in queste illegalità, questo lo aggiungo io, più contrasto alla possibilità di intercettazione. Ci assolvi tutti a pensare male, che dobbiamo pensare di questo ultimissimo governo che abbiamo avuto? Le cose ho fatto tante, per cui sono davvero breve e velocissimo. Sicuramente si può dire molto di più rispetto a quello che è stato detto, voi capite bene che non possiamo avere nemmeno la presunzione di esaurire discorsi così importanti nell'arco di soltanto due ore. Più volte da questo tavolo questa sera si è fatto riferimento a questa altra faccia della luna e anche al fatto di stare attenti a non pensare che le mafie possano essere riconducibili soltanto sui volti dei soliti noti. Poi, una volta detto questo, parlare dall'altra faccia della luna significa davvero doverci regalare non so quanti altri incontri di questo tipo, ma è una cosa che bisogna assolutamente fare, altrimenti corriamo il rischio di pensare, appunto, ancora una volta lo ripeto, che la mafia possa essere soltanto quella faccia che ci hanno fatto vedere finora. Poi sui nostri territori la parola mafia si coniuga con tantissime cose, ma è anche vero che, attenti, non possiamo pensare che la parola mafia, queste cinque lettere, siano poi la chiave magica che ci fa d'incanto capire tutti i misteri d'Italia e tutti i misteri dei nostri territori. Non è cioè soltanto riconducibile alla classica mafia tutto il malaffare che c'è nei nostri territori e nel nostro paese. La mafia, quella classica, quella che abbiamo imparato a conoscere perché sulle cronache dei giornali, sui mass media, è un aspetto. Poi c'è un malaffare che è così vasto, che è così complicato, che è così complesso, che è così variegato, che ha tantissimi volti. Ha volti, ripeto ancora una volta, ha i volti anche di certi pezzi deviati delle istituzioni, ha i volti anche di una certa politica che non pensa affatto al bene comune, ha i volti anche di quei mondi che ci sono così vicini. Dobbiamo anche guardare dentro i nostri mondi, voglio dire anche i mondi dell'associazionismo, della cooperazione sociale, della cosiddetta società civile. Tutto sommato, a volte forse abbiamo l'impressione che questa cosiddetta società civile sia a volte funzionale in un certo sistema di malaffare. Se questo sistema di malaffare non riusciamo a scalfirlo è perché probabilmente c'è una parte di società civile che non intende scalfire questo sistema perché gli va bene così. Noi potremmo dire tantissime cose. Una cosa penso, se mi permettete, così ritorno alla storia iniziale, una cosa penso non dovremmo mai correre il rischio di fare, è quello di pensare che la mafia sia soltanto di fronte a noi e di fronte ai nostri mondi. La storia iniziale, nel suo diario, quello di Ritatria, a un certo punto c'è scritto una bellissima cosa che troverete dappertutto, ogni volta che battete nella storia di questa ragazzina. La prima mafia, diceva Ritatria, è quella che sta dentro di noi, cioè la nostra rassegnazione, la nostra predisposizione di 16 anni, la nostra predisposizione a volte a cedere a patti, a scendere a compromessi, sui nostri territori a volte è il pericolo costante, non riusciamo a capire dove è il confine
dov'è il confine di certi patti e di certi compromessi. Voglio concludere dicendo semplicemente che forse ci sono tre cose che dovremmo fare nei confronti delle mafie, del malaffare, chiamateli come volete. Primo, dobbiamo sottrarre il loro consenso, il consenso. Consenso sul posto del lavoro, consenso nel mondo del lavoro, ma anche consenso elettorale, consenso politico, anche consenso sociale. Secondo, dobbiamo loro sottrarre, è stato detto più volte da voi, dobbiamo loro sottrarre quello che gli fa più arrabbiare se tu glieli vai a togliere dalle tasche, i soldi, e questo è il loro potere. Dobbiamo sempre più, è vero, sui beni confiscati in Italia stiamo facendo una gran bella figura. Ci fu questa bellissima legge che, grazie a quei milioni di firme raccolte da Libera nel 96, ha permesso di sbloccare la famosa Cognomi la Torre, ma tanta strada bisogna fare sull'iter dei beni da confiscare alle mafie e da restituire alla collettività e all'uso sociale di questi beni. Voi sapete meglio di me che, ma non è una questione di parte, non è nemmeno una questione politica, perché poi sui peccati da farsi perdonare, a proposito di questo, beh, ce n'è, un po' tutti si riportano sulla coscienza, sia questo governo che l'altro governo. Anzi, attenti a quei governi di essere, a quei governi che dicono di essere amici nostri e amici dell'antimafia, perché insomma noi vediamo una certa disattenzione, abbiamo visto una certa disattenzione, chiamiamola così, negli ultimi 15 anni in questo nostro paese, che è stata abbastanza trasversale, ma molto trasversale. Ora bisogna davvero accelerare e bisogna migliorare l'iter della confisca dei beni ai mafiosi. Dobbiamo togliere il potere economico, dobbiamo togliere i soldi, le loro proprietà, che significano sui nostri territori anche che tu gli vai a togliere il segno del loro potere, del controllo che hanno. Dobbiamo privarli di questo. E la terza cosa, noi dobbiamo privarli dei loro uomini. Dobbiamo confiscargli gli uomini. Vi dicevo all'inizio, c'è questo lavoro bello, impegnativo, difficile. Poi per me, prete, è ancora più bello, che faccio con i collaboratori di giustizia. Non io soltanto, evidentemente, ma anche altri insieme a me in Libera, con i famosi cosiddetti pentiti. È un mondo complesso, vario, variegato, tutto quello che volete, anche su questo se ne potete parlare, ma tantissimo. Ma quando tu hai clan, alle famiglie mafiose, gli vai a togliere la manovalanza, gli uomini, i loro picciotti, i loro soldati, tu gli vai a togliere l'altra parte del potere che hanno. E noi è su questo che dobbiamo puntare. Ma in che modo bisogna togliere gli uomini a questi signori? Beh, certo, bisogna anche agevolare in questo nostro paese il percorso dei collaboratori di giustizia. Dovremmo stare qui ore a raccontare storie indicibili di collaboratori, poi ripeto, al netto di tutto quello che possono essere, di quello che hanno fatto, del giudizio morale che noi abbiamo su di loro, però al netto di tutto questo, ma se c'è una cosa che ti dicono tutti i collaboratori è: mi hanno prima spremuto e poi mi hanno abbandonato. Sapete qual è il rischio di tutto questo? È che circola un virus poi all'interno di quel mondo. Circola in maniera molto facile. Io venendo qui sul telefono, mi telefono uno di questi che è uscito dal programma di protezione per protesta. Questo non era uno stinco di santo, era un capo cosca della Camorra napoletana. È uno di quelli dell'alleanza di Secondigliano, per intenderci. Quindi non stiamo parlando, che ne so, di quel ragazzetto che si è perso, si è messo a spacciare, è finito in carcere e tu capisci che è stato un incidente di un percorso di vita. Stiamo parlando di un criminale che ha fatto della criminalità la sua causa di vita. È di questo che stiamo parlando, quindi bisogna essere chiari. Però quando ti dice: io esco dal programma di protezione, perché mi sono reso conto che non solo, voi sapete che loro prendono un beneficio economico, non solo con questo io non ce la faccio a vivere, ma non posso anche, per certi meccanismi burocratici, non posso neanche cercare lavoro, perché mi dicono che finché io sono nel programma di protezione io non posso fare contratti di lavoro. E allora io come faccio? Diceva questo qui al telefono oggi: ho due figli, ho una moglie, come faccio a portare avanti tutta questa famiglia?
Voi capite qual è il rischio di tutto questo? È che questo, uscendo per protesta dal programma di protezione, possa dire a quelli che sono rimasti lì: non lo fate, non collaborate, non pentitevi. Ripeto, è un discorso che ci porterebbe molto lontano, perché, che ne so, su 10 forse soltanto 1,5 è davvero pentito, ma è un discorso, questo è un altro discorso. Però dobbiamo confiscargli gli uomini, perché quell'1,5 che davvero è pentito, ha capito cioè il male fatto e si sta inserendo, rimboccandosi le maniche, ti fa capire che questa è la strada per tagliare l'erba sotto i piedi dei mafiosi. Dobbiamo togliere i soldi, dobbiamo togliere gli uomini, dobbiamo togliere il consenso ad ogni livello. Grazie.